gonna go to that home out on the range. I got a lot of nice girls. We'll be right back.
Grazie. Oh ragazzi, gli anni cominciano a passare. A ottobre 75. In culo a chi ci vuole male. Ieri eravamo in Toscana, bella serata, ma parlavo con delle persone e mi dicevano quei ragazzi giovani li raccolgono fuori dalle discoteche, fuori dai bar con la pala al mattino, tutti strafatti, ubriachi. Queste nuove generazioni hanno perso proprio, hanno perso la tramontana, come si suol dire. Ci vorrebbero dei genitori come faceva mio padre, schiappi a calci in culo. Quelle mancano purtroppo. Perché se tu hai un figlio così, vuol dire che sei già coglione tu prima. Yeah.
Grazie! Oh, il prossimo pezzo è nato proprio la notte che è morto Lemmy. Con lui c'era un rapporto dagli anni 80, il primo tour con i Motorhead, con i Vanadium l'ho fatto nell'85, sì. E l'ultima volta a Milano, prima che morisse, c'era Steve con me, c'era un altro batterista, un altro bassista. L'ho visto scendere dal pullman con la bombola dell'ossigeno e col bastone. E lì stava già andando. La notte, credetemi, la notte che è morto me lo sono sognato. Me lo sono sognato che volava via, come un'aquila, dai suoi demoni, dai nostri demoni. Oh, io ragazzi, mi sono pippato tutta la Bolivia e tutto il Perù. Sono 6 anni che non tocco più un cazzo proprio. Oh, ragazzi, qualche anno me lo voglio ancora fare, no? E non ne vado fiero, ragazzi. Non ne vado fiero. Perciò state lontani da quella merda. C'è una droga migliore. Si chiama figa e rock and roll. Questo è per te, fratello, The Eagles Queen. Su! Su! Yeah.
non mi sento. A voi piace il blues? Steve, ti puoi abbassare un pelino? Non può. Devi alzare un pelo la voce allora. Grande Pino. A voi piace il blues? Yeah. È una vita. A proposito ragazzi, un applauso ai Blade. Il problema sapete qual è? Che di band, così di band, ne abbiamo centinaia in Italia, ma non se ne incula nessuno. La gente va ad ascoltare Sfera e Basta, vanno ad ascoltare la trap. Io se sapevo che arrivava la trap mi suicidavo 30 anni fa probabilmente. Fanculo ragazzi. Noi ce l'abbiamo messa tutta ragazzi, dove abbiamo sbagliato non lo so, in qualcosa abbiamo sbagliato. No, grande. Abbiamo un sacco di musicisti, un sacco di band veramente che meriterebbero una chance, però purtroppo ormai è tutto scritto ragazzi, siamo andati oltre, abbiamo lasciato troppo andare, non si torna più indietro. Però c'è un detto che dice meglio pochi ma buoni, andassero a fare il culo. Stasera lo Zighi e voi e noi siamo in una piazza dove stiamo bene. Stiamo bene insieme, stiamo bene col rock and roll e come si dice speriamo che me la cavo. Piazza San Rock!
puoi fare mai. Ma pensi nel cuore che ti sua. C'era per di solo per essere venuti. Grazie allo Zigli che resiste. Fratello, ma chi cazzo te lo fa fare? Ma metti quattro puttane qua dentro che ti fai i soldi, no? Rispetto. Rock and roll core. I for a night! Yeah! Yeah!
Grazie, grazie di cuore, veramente. Oh, qua davanti, mi alzo un po' la voce, abbasso un po' la sequenza. Ragazzi, intanto in quel palazzo di merda giù a Roma continuano col gioco delle tre carte. Continuano, ma magari non pensano solo il cazzo. Questi piccono i pali nel culo tutti i giorni. Pezzi di merda, infami, bastardi, rotti in culo, senza palle. C'è gente senza lavoro, c'è gente che muore di fame. E questi pensano alle guerre. I bambini a Gaza, ragazzi che muoiono. Bravo! Vergognatevi, bastardi. Fate schifo alla merda, fate schifo. Ma prima o poi ci sveglieremo, porco Dio, ci sveglieremo prima o poi. E quando ci sveglieremo sarà la resa dei conti, cazzo!
lose my head. Ooh, yeah. La vita sta in camere scure, criminali di morte che chiedono scusa. Ma ancora ogni giorno è uguale, gli stessi pensieri. Noi conosciamo la verità. Kiss my lips, kiss my ass. Spazio pubblicità. Bravo! Adesso facciamo un piccolo set Vanadium. Bravo! 1982. L'album si chiama Magazzo, si chiamava. Race with the Devil si chiamava. Il pezzo si chiama Don't Be Looking Back. Thank you.
I love to rest.
I'm
Bush with the Sun Children. When I choose, I can lose. There are no winners to understand. Questo brano, pensate che due settimane prima che arrivava il lockdown, quella merda, con quello che ci hanno fatto, lasciamo stare, evitiamo discorsi pietosi, avevamo già tutta l'estate piena di concerti, ci hanno chiusi in casa come dei cani. Io non avevo neanche il cane da portare a pisciare poi. E adesso, ragazzi, ho visto i mostri, veramente ho visto i mostri io. Ma la sono passata veramente brutta. Comunque, a parte quello, quell'album che ho scritto insieme a Mr. Steve Walter, che si chiama Dog in Dog, questo è stato, a proposito ragazzi, ad aprile è uscito Live in Bed, un album che abbiamo registrato in una serata solo. Dopo, se volete, lo trovate lì, prezzo più che popolare. Vi dico, ve lo regaliamo proprio. Don't waste your time, nella serie non aspettare domani, aspetta che mi tocco il coglione perché non si sa mai. Non aspettare domani a fare quello che puoi fare oggi. Don't waste your time! Smiles, I got it to place, I'm gonna see. I used
Grazie di cuore, grazie di cuore. Mi fate vedere quella maglietta lì, per favore. Grande, l'ho messa per te, Pino. Il prossimo pezzo è dedicato a un grandissimo bastardo rotto in culo. Lasciamo stare la mamma che non c'entra un cazzo. Sto bastardo mi ha stoltizzato per un anno. Questo non ci aveva un cazzo da fare, tutti i giorni continuavo a fare profili falsi a nome dei miei amici, delle mie amiche. Addirittura ne ha fatto uno su mio figlio, che se lo beccavo gli tagliavo la gola come un maiale, proprio andavo in galera sicuramente. Ma poi ho scoperto che questo era un mio grandissimo fan, sapeva tutti i peli che c'ha sul culo. Un giorno si è svegliato e ha deciso di rompermi il cazzo. Voi dovete sapere che la vita è una questione di alchimia. C'è chi lo fa e chi ci caga un cazzo. Questo è uno che cagava un cazzo. Tutti i giorni mi arrivavano telefonate da tutta Italia. Perché io come un coglione avevo messo il numero su Facebook. Signor Scotto, la prenotazione per 10, per 20 è pronta. Addirittura una volta mi ha chiamato un fornaio
pensando che avevo un ristorante che aveva 40 kg di pane e mi voleva portare. Sto rotto in culo. Addirittura telefonava ai locali dove dovevo suonare, aspetta che mi tocco i coglioni, dicendo che avevo fatto un incidente, di annullare le date. Poi giustamente, come quasi che siamo fratelli proprio, mi chiamavano, mi dicevano: Pino, mi ha chiamato il tuo avvocato. Ma quale avvocato? Io non ho mai avuto un avvocato in vita mia, per fortuna. E ci sono volute 2 denunce alla polizia postale per beccare sto bastardo rotto in culo. 4 mesi di galera se becca che non farà mai, e 4.000 euro di multa che non vedrò mai. Se poi ti beccano a te con una canna, ti fanno un buco di culo così. Questa è la giustizia. Date a fanculo, pezzi di merda. Oh, io tutti quei cazzi di cose stai riprendendo, spero che non ti metti a postarli tuoi. Spero, No, se non ti denuncio io dopo. Sei tu lo stalker? Sto scherzando. Tutta pubblicità questa. Sto scherzando. Questo è per te, figlio di puttana. No, scusate, la mamma non c'entra un cazzo. Talking trash! Yeah.
ci facciamo, abbiamo rimesso in scaletta questo brano che faceva parte, perché mi sembra che in un momento così di reality, dove stanno prendendo per il culo milioni di ragazzi facendogli credere che andandogli dentro la defini piuttosto in galera, spaccio di demenza, ste merde, facendogli credere che quello sia la musica, che quello sia il successo, non è quello il successo. Il successo è quando mi faccio una bella cagata dopo mangiato, quello è il successo. Andate a fare in culo. Riescono a vendergli a sti ragazzini, riescono a vendergli la merda facendogli credere che è cioccolato, e questi se la mangiano pure. È un punto di non ritorno, ragazzi, è vero. Come dicevo prima, pochi ma buoni si fottessero. Venite avanti tutti quanti, ragazzi, lì dal banco, amico, fai qualche foto là dietro, tutti qua davanti, tutti qua davanti. Vai Pino, su su, avanti 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 avanti, c'è posto. Grande Pino, il grido disperato di mille band. Il primo no,
E poi quella gente che in quel palazzo giù a Roma. Basta! Ci avete scassato cazzo! Che cazzo! In pieno lockdown vi siete ripresi i vitalizi! Con gente che moriva di fame! Ma che cazzo ci avete a posto dei coglioni? Questo no è per loro! Su! Su! Non vi sento! Su! 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 Secondo me, li ho conosciuti tutti, tutti che sputavano addosso a Sanremo, tutti che sputavano addosso ai reality, tutti sono andati a Sanremo, tutti, tutti sono andati lì dentro a fare i giudici, ma i giudici di sto cazzo, i giudici di cosa? I giudici di che? Che ci sono ragazzini che vi insegnano a voi come si canta, date a fare in culo, venduti nel cazzo. Questo qui è per loro. Su! 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 1, 2, 3, 4! No, 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 l'ultimo no! È per noi, poveri coglioni! Che ci crediamo ancora con sto cazzo che molliamo, col cazzo che molliamo, ci dovete sparare come ha fatto col nonno. Questo no è un sì per noi, è un no per consolarci della nostra resilienza, ragazzi. Su, su. Grazie di cuore.